È la settimana che porta all'inizio dei playoff del campionato di Serie A2. Siamo con il direttore sportivo Davide Turci. Una settimana storica, Davide, questa per la Riviera Banca Basket Rimini. Si arriva al traguardo dei playoff da neopromossi, un grande risultato per la società. Sì, Stefano, hai detto benissimo a te, un risultato storico. Volevamo fortemente salvarci in questo difficilissimo campionato di A2. L'abbiamo fatto col punto esclamativo, raggiungendo i playoff in condizioni fisiche veramente, veramente complicate. Quindi mi sento di fare un grandissimo ringraziamento a tutti i nostri giocatori, a tutto il nostro staff tecnico che hanno fatto veramente un'impresa, perché è il primo anno da neopromossi. Storicamente tutte le società al primo anno fanno sempre un po' più di fatica con l'adeguamento con il nuovo campionato e siamo veramente, veramente, veramente soddisfatti. Questo risultato logicamente è stato ottenuto grazie a una forte coesione di squadra, di staff, di società e non dimentichiamo l'apporto fondamentale dei nostri soci sponsor e il nostro pubblico che ci ha trascinato pur partendo con un inizio veramente complicato, ma non ci hanno mai abbandonato e questo risultato è davvero da condividere tra tutti i componenti che ho appena citato perché per Rimini e per la piazza di Rimini, per Riviera Banca Basket Rimini, è un risultato veramente straordinario. Mancano poche ore alla chiusura del mercato in vista di gara 1. Capiterà qualche cosa in casa Riviera Banca Rimini? Qual è la scelta societaria? Che cosa farete questo in virtù anche degli infortuni che sono capitati nel finale di stagione? Sì, allora facciamo un po' di chiarezza anche per quello che riguarda il mercato. E noi come società, il nostro pubblico ci conosce, siamo sempre molto molto attenti a tutte le dinamiche e a tutte le opportunità. Il regolamento prevede che si poteva acquistare un giocatore dalla Serie A1, quindi non si possono acquistare nessun tipo di giocatore dalla categoria di A2, però si poteva acquistare un giocatore dalla A1 oppure un diciamo passaportato europeo da altri campionati. Noi, logicamente, io in prima persona, con tutta la società, lo staff tecnico, abbiamo valutato e scandagliato il mercato per valutare l'eventuale innesto. Questo innesto non è stato fatto e non verrà fatto perché non è stato, diciamo, individuato il giocatore giusto che aveva un senso non solo per tre partite, quattro partite, cinque partite, sei partite, ma doveva avere un senso nell'ottica di un'ottica più generale per la prossima stagione. Quindi un giocatore che sarebbe stato in grado di impattare non solo nell'immediato, ma soprattutto anche con una futuribilità. Abbiamo guardato diverse situazioni, non abbiamo individuato il profilo, diciamo, per noi giusto, quindi abbiamo anche valutato che essendo in enorme difficoltà, essendo poi questa squadra, questi giocatori che hanno conquistato con sacrificio e con tanta fatica questi meritati playoff, vogliamo dare a loro il giusto riconoscimento e il fatto che possono giocarsi meritatamente il loro con gioia e con il massimo entusiasmo possibile a questi playoff senza inserire un giocatore tanto per inserire. Per esempio, prendiamo un giocatore che venga qua, viene spaesato, messo all'interno della squadra per giocare in quattro, con tre allenamenti, quattro allenamenti, cercare di mettersi in mostra, rischiava di andare anche a rovinare certi equilibri, oppure rischiava anche il fatto che non era semplice entrare in un certo contesto di gioco, in una certa struttura di gioco. Quindi, una volta non trovato il profilo che poteva avere un senso dal punto di vista sia tecnico che anche progettuale, abbiamo optato per restare con questi ragazzi, con questi straordinari ragazzi che da più di un mese stanno facendo dei sacrifici enormi per regalare alla città di Rimini un sogno. Abbiamo ottenuto i playoff, sappiamo benissimo di essere in difficoltà perché comunque fino ad oggi i ragazzi hanno sostenuto sia allenamenti che partite in formazione ridotta. Purtroppo la sfortuna si è accanita contro di noi, ma per fortuna abbiamo ottenuto un risultato storico del quale vanno i nostri più grandi complimenti, ripeto ancora, alla squadra, allo staff tecnico perché abbiamo veramente raggiunto un risultato importante. Un risultato importante che ora si affronterà contro la squadra di Treviglio, una società davvero tanto tanto ambiziosa che ha costruito senza nascondersi un roster che può puntare per la Serie A1, 10 giocatori veri e soprattutto giocatori che la 1 l'hanno giocata da leader, anzi tanti hanno giocato in nazionale.
vinto scudetti, partecipato a competizioni internazionali. È un bel banco di prova, sicuramente un palcoscenico a cui Rimini finora in questi ultimi anni non era stato abituato, è davvero quasi il top, insomma, della A2 nazionale. Sì, ci rimane veramente quando pensiamo ai playoff, a questo sogno e pensiamo al nostro pubblico, ci rimane l'enorme cruccio di non poterli affrontare al completo perché siamo convinti che con la squadra al completo, con i nostri giocatori, saremmo stati una gatta da pelare, saremmo stati un outsider, una squadra che avrebbe dato veramente il filo da torcere. Oggi dobbiamo essere onesti, sappiamo quali potrebbero essere le nostre difficoltà, conosciamo benissimo il valore di Treviglio che sicuramente sarà una candidata a vincere il campionato perché per investimenti, per roster se lo merita tranquillamente, però noi col nostro orgoglio, con la nostra forza, vogliamo dimostrare di essere arrivati ai playoff non a caso, dietro a questo raggiungimento di questo risultato c'è un grande lavoro, un lavoro che è partito da agosto e quindi vogliamo giocare tutte le nostre carte, vogliamo dare il nostro 100%, vogliamo onorare la maglia e come abbiamo detto e ribadito in fase di presentazione dei nostri playoff che giocheremo in casa, dovrà essere una standing ovation. Standing ovation vuol dire applausi a prescindere. Gli applausi che dobbiamo fare noi, dobbiamo fare gli applausi al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto e il nostro pubblico dovrà fare gli applausi ai protagonisti in campo, perché veramente è stata una stagione unica e una stagione incredibile che andrà ricordata. Quindi abbiamo voluto trovare questa parola, questa standing ovation. Perché a prescindere da tutto dovranno essere solo ed esclusivamente applausi. È logico, siamo consapevoli della forza di Treviglio, ma siamo anche consapevoli del fatto che il nostro è un gruppo sano, è un gruppo coeso, allenato molto bene, dove sicuramente proveremo in tutti i modi a fare il nostro 100% e a dare un'altra soddisfazione al nostro pubblico, sperando di provare a fare un'impresa e un miracolo. Grazie mille al direttore sportivo Davide Turci e in bocca al lupo per questo inizio di playoff. Grazie e come sempre Forza Rimini. Standing ovation. Grazie.